Cos'è il nesso fra l'arte e la scienza? Scopri l'incrocio fra le due materie al Museo di Storia della Scienza. Gli strumenti scientifici colpiscono per la loro bellezza e la loro eleganza, ed è incredibile quanta scienza ci vuole per creare un'opera d'arte. Oro e legno delicatamente intagliati, ma non è una cornice, è uno stereografoscopio. Questi strumenti meravigliosi, i gadget tecnologici dell'epoca e, ancora più importante, base per la scienza moderna, sono anche bellissimi oggetti d'arte. È facile immaginare il fascino che ispirarono fra le famiglie come i Lorena ed i Medici, che erano grandi collezionisti e mecenati. Per non parlare dei saloni eleganti dell'Ottocento, dove era comune tra i nobili dilettarsi di scienza e usare complicati strumenti come questi. Il nome che emerge tra gli altri è senz'altro quello di Galileo Galilei. Il matematico, astronomo, filosofo e fisico nasce a Pisa, ma passa la gioventù a Firenze e con le sue teorie rivoluziona il mondo scientifico. In esposizione al museo, questi strumenti sono stati creati da lui per osservare cielo e terra. Un compasso, un giovilabio, un telescopio. Studiare i movimenti dei pianeti e delle stelle e, allo stesso tempo, definire il ruolo dell'uomo nell'universo. Idee e teorie nuove che costarono a Galileo la scomunica da parte della Chiesa Cattolica, soprattutto per aver sostenuto che fosse la Terra a girare intorno al Sole e non il contrario. La bellezza negli albori della tecnologia, rivoluzioni scientifiche, tutto in riva all'Arno, a due passi dagli Uffizi. Museo di Storia della Scienza, Amelia Carlson, C10.